Ok ragazzi, allora, canna in acqua, ci siamo. Vediamo quelle di Christian. E adesso direi che andiamo a vedere cosa sta facendo il vecchio qua. Ehi là, bonsoir. Buonasera. Chef, si cucina? Sempre io vado. Vabbè, dai. Allora, intanto vediamo cosa c'è qua sopra, ragazzi. Il gas, il fornello, una ciotolina azzurra simpatica, le uova. Ah, adesso ho spiegato la ciotolina simpatica. Sì, frittatei già. Esatto. La power station già all'opera, che sta caricando la torcia che ovviamente non ho caricato. Centralina. E Chris ci mostra le uova. Bene, allora quasi quasi adesso... frittatina, ragazzi, facciamo la frittatina. Vai Chris, spacca nuovo, dai. Oh, mamma mia, la vedo brutta. C'ha le boilers? Quasi quasi. Le uova, un chiletto vengono fuori. Un chiletto, anche di più. Va bene ragazzi, prepariamo la cena. Allora, non farò una frittata normale, perché la frittata d'oc, ragazzi, c'ha la pancetta. O speck, anche con lo speck è molto buona, però questa sera andiamo di pancetta. Hai avuto tutta, Max? No, una sola, cioè se no mangiamo solo pancetta con... Ma che non è tanta, eh? È buttata tutta, chi se ne frega. Non è tanta. Dobbiamo essere pronti perché... Ragazzi, per altre ricette seguiteci. Stasera parte. Ogni volta vi proporremo una ricetta diversa. L'altra volta cosa abbiamo mangiato? Siamo partiti dai sai che bon. Poi siamo andati. La pizza. Pizza. Le salsiccette con i pezzi di pollo. Guarda che c'è un pezzo lì, Cri. Adesso questa. Ci vuole un coperchio, mi sa. No. No? Deve sfriggere. E ora sfriggi! Ma che poco. Wow. Signori, ci siamo. Lo chef ha partorito. Una bella frittata. Cri? Sono bloccato sul partorito. Che... Una bella frittatina, ragazzi, che ci dà energia. E scalda. E scalda, perché stanotte dobbiamo tirare fuori almeno 3-4 garbe. Buon appetito a tutti. Bene ragazzi. Ciao ragazzi, bentornati su Crimax. Car fishing. Allora, abbiamo finito di mangiare. Avete visto che lo chef qua stasera ci ha preparato una bella, com'è che si dice qua? Fortaia. Fortaia. Fortaia, che sarebbe un omelette tipo, ok? No, l'omelette è un'altra cosa. Ok, una frittata, ok, va bene. Non c'era la cipolla, ma c'era la pancetta. Comunque, per altre ricette seguiteci ragazzi. Ci va di specchio la prossima volta. Esatto. Allora, come impostiamo la serata? Ovviamente siamo sul fiume, abbiamo le macchine che ci passano di fianco, il posto domani mattina lo riconoscerete perché abbiamo già fatto un video qua, due forse, uno era da solo, uno era a dicembre, si eravamo in ma due. Lo scoprirete più avanti. Ma domani mattina lo scoprirete. Detto questo, come stiamo affrontando la sessione? Ennesima notte secca ragazzi. È già la terza ragazzi, ecco, stiamo assaporando veramente. Sì, adesso per un mese non possiamo più farne, vabbè. Comunque ragazzi, allora nel corso del video andremo a toccare dei punti che avevamo iniziato a toccare negli scorsi video, quali gazebo, tende, stufe, robe varie, perché ci avete bombardato di consigli, quindi andiamo un attimo a metterli giù, dopo con calma ci sediamo dentro, vi ospitiamo in casa e capiamo un attimo che cosa è emerso da questi dibattiti. Come stiamo affrontando la sessione? A differenza della precedente, possiamo dire che c'è stata una pasturazione preventiva. Sì, non chissà che pasturazione, siamo venuti... 120 kg! Due giorni prima abbiamo buttato giù più o meno 5 kg di roba, circa. Sì, di boilers, pasturazione a base di boilers. Sì, sì. Boilers del 15, non abbiamo pasturato con palline grosse, abbiamo pasturato con palline del 15 piccole, perché stiamo comunque pescando con inneschi piccoli, quindi non abbiamo voluto mettere palline enormi.
visto il risultato della sessione precedente, esatto, dove Max aveva innescato una pop-up, mi sembra. No, era su bilanciate. Bilanciate, però sempre piccolina. PC Crab bilanciata era, no, era una 20, una 18 mm. Però avevi sempre pasturato con le 16. Esatto, le 16. Quindi niente, abbiamo provato così. Adesso vi mostriamo un po' sempre come ci siamo un po' messi giù. Setup sempre da due canne. Da gara e basta, ragazzi. Che sì, dire, siamo... Veramente stiamo assaporando l'essenza del car fishing. Sì, diciamo che essere attrezzati poi aumenta il piacere di fare queste cose. Perché stavamo riflettendo prima di Ecri a 4 anni fa, era impensabile venire qua a fare una notte con... Perché comunque eravamo appena partiti, ma anche dopo un anno non eravamo in condizioni di poter affrontare queste cose. Si stava in macchina o sotto l'ombrellone con i panini, mamma, il prosciutto cotto, ti ricordi? Mamma mia, che c'era il prosciutto cotto che era in piedi, talmente era freddo. Vabbè. Quindi adesso siamo riusciti a andare a un altro livello, quindi esatto, diciamo che... Noi le cose ci piace farle pian piano, le varie comodità, le assaporiamo, che abbiamo comunque preso, insomma, che abbiamo acquistato, adesso ci danno la possibilità di affrontare le sessioni con un altro spirito, diciamo, rispetto a quello di prima. Però ragazzi, le cose, come vi consigliamo sempre, è fatele pian piano, vedete quello che vi serve, lo acquistate. Vedo molti che fanno acquisti di massa di roba e poi magari vendo in blocco, non quindi divido. Godetevela. Esatto, esatto. Godetevela, sì. E acquisterete anche le cose in maniera giusta. Esatto. Vi facciamo vedere adesso sì, come ci siamo messi giù. E poi andiamo a fare due riflessioni in casetta. Bene, a dopo. Allora ragazzi, solite due canne che, come diceva Christian prima, mi ha fatto notare che nello scorso video avevo detto che se prendevo una bella carpa avrei tolto le pellicole. Ragazzi, questi e ci siamo dimenticati. Li togliamo, eh? Quindi domani mattina ho messo un appunto che devo togliere le pellicole perché l'avevo promesso. Il pesce era bello, quindi vanno tolte. Detto questo, canna di destra, canna di sinistra. E ovviamente lo sapete, vado giù di Spicy Crab. Quindi bilanciate, una del 15, una del 18, vediamo qual è la più fortunata. Tutte e due sono state bagnate, dippate per mesi ormai nel White Squid e nello Spicy Squid, quindi sono belle potenti, belle attrattive e ovviamente pasturazione sempre a base di Spicy Crab, ma è una pasturazione molto contenuta, quindi non so neanche se sono arrivato a mezzo chilo di roba, saranno quelle 20-30 palline vicino all'innesco e basta, però le ho mischiate un po' del 20, un po' del 16, proprio per avere un attimo, per giocare sulle dimensioni. Detto questo, speriamo che anche stasera questi qua si illuminano. Sono contento che manchi Cri, penso, per quest'ultimo piccolo acquisto che abbiamo fatto e basta. Ovviamente sto usando trecce in bobina perché qua su questi tratti c'è comunque la presenza un po' di alghe sporco e sta anche venendo giù, quindi ho messo la sensibilità al minimo del Delkin perché continuava a suonare e basta, niente, incrociamo le dita ragazzi, voi ce la fate a farlo? Ah, sì, ok, incrociamo le dita e niente, speriamo che parta un bel pesce come l'altra volta. Io ragazzi, qui sto pescando con una pop-up perché proprio qui con una pop-up in, adesso non mi ricordo se 3 o 4 video fa, ho fatto una bella carpa, quindi ho rimesso lo stesso innesco, poi vi farò vedere che innesco, e pop-up ovviamente, e con spinner rig. In un'altra canna sto sempre usando il combi rig con un omino di neve fatto con il nostro mix con una Dumble CM2 e una Milk Toffee pop-up mainline. E provo sempre queste due varianti perché ormai sono i due inneschi che sto usando da più di un anno, ormai li sto utilizzando e devo dire che mi stanno veramente dando soddisfazione a livello di alamate, a livello proprio di incaglio, quindi sono veramente contento di queste due rig e credo che saranno questi i rig che mi accompagneranno d'ora in poi. Poi che dire, la pasturazione è stata fatta ragazzi più o meno in 10 metri, quindi non abbiamo concentrato la pasturazione in punti specifici. Ho pasturato nel centro canale
perché qui hanno fatto dei lavori sulle sponde, quindi non so come sia la sponda e preferiamo stare nel centro dove l'acqua è un po' più profonda e dove abbiamo sentito con dei piombi che è abbastanza pulito. Pasturazione centrale, le due canne tra la mia sinistra e la destra di Max sono messe praticamente dritte, le altre due sono un po' più spostate. Basta, adesso è cambiata anche la temperatura, fa un po' più freddo di prima. E basta ragazzi, incrociamo le dita, io ci riesco e vediamo un po' che venga fuori un bel pesce. Ragazzi, adesso vi portiamo nella Climax Home. Fagli onore di casa. Allora, Facciamo gli onori di casa. Prego. ragazzi, sarà bordello qua dentro. E voilà. Ok. Allora, qua abbiamo il tavolino. A proposito, ragazzi, visto che ce l'ho qua già davanti, Power Station, adesso voglio spendere due parole perché tanta tanta roba. Bene, sediamoci e iniziamo un po' di discussioni. Allora ragazzi, ne approfittiamo un attimo per fare due chiacchiere in merito a un argomento dove abbiamo chiesto consiglio e dove ci avete dato consiglio. Quindi innanzitutto vi ringraziamo perché poi in forma privata abbiamo ricevuto veramente molti messaggi, molti consigli, quindi abbiamo avuto modo di valutare un po' tutto. Allora, in quella sessione di bagaggiolo, in quella prima nota secca, abbiamo affrontato l'ascensione con il gazebo, lo avete visto, con le coperte senza sacco a pelo e quant'altro. E vi avevamo detto, dateci tutti i consigli che volete, ma non chiedeteci di acquistare due tende singole. In realtà, stavamo, in merito poi ai vari consigli che ci avete dato, ora stiamo veramente valutando questa cosa, nel senso il gazebo ovviamente non lo abbandoneremo perché ovviamente fa comodo perché per due persone con tutta la roba video che abbiamo ci dà veramente una gran mano a livello di spazi. Però quando vogliamo affrontare alcuni ambienti dove già sappiamo che vogliamo andare a fare qualche video, dove lo spazio è poco, quindi un gazebo diventa ingombrante, allora in quel caso lì una tenda viene molto più comoda. Due tende messe ovviamente in linea così non occupano lo stesso spazio di un gazebo. Quindi ecco, stiamo valutando un attimo l'acquisto di due tende singole. Ora stiamo valutando anche di prendere due tende buone, non vogliamo prendere due tende così a poco prezzo, come primo prezzo. Abbiamo intenzione comunque di prendere due tende buone perché abbiamo intenzione di affrontare anche notti d'inverno, quindi ci serve una tenda che abbia delle buone prestazioni, soprattutto in quel periodo, quindi che sia ben attrezzata. Ora, non sappiamo ancora su cosa andremo a parare perché non abbiamo ancora idea, una piccola idea ce l'abbiamo, ma non vogliamo spoilerare ancora niente. E quindi stiamo pensando di acquistare questo. Stiamo pensando anche di prenderci dei sacchi a pelo, perché anche qui c'è stato detto che in diverse situazioni un buon sacco a pelo, ripeto, un buon sacco a pelo, ti fa risparmiare l'uso della stufetta. Quindi, tenda buona, sacco a pelo buono, delle volte ci hanno detto che si può anche non utilizzare la stufetta perché avendo roba di qualità ci permette di non utilizzarla. Quindi ecco, stiamo valutando un po' questi acquisti. Ora vedremo se li acquisteremo, li vedrete. Se li vedrete, ve ne parleremo sicuramente. Quindi vedremo un attimo adesso su cosa orientarci e poi ovviamente metteremo tutto a video come abbiamo sempre fatto. Io vi rubo solo pochi istanti perché volevo dare innanzitutto un feedback, ma secondo, dare un attimo, non una risposta, ma fare un check perché dopo l'unboxing ovviamente ci avete mandato tante richieste su questo prodottino che è l'EcoFlow. Questa Power Station è veramente un acquisto azzeccato perché cioè noi ci ricarichiamo di tutto, cellulari,
il gimbal per il cellulare, ci carichiamo le batterie della videocamera. Voi adesso non lo vedete, magari dopo, se riesci, Cri, fai vedere cosa abbiamo montato per farmi luce. C'è un faro che va a 220, cioè per chi è uno youtuber avere la luce di notte è fondamentale. Quindi abbiamo attaccato un trasformatore, il trasformatore c'ha la corrente, ovviamente il 220, e noi adesso per fare delle riprese in tenda o nel gazebo, quello che è, insomma, abbiamo una buona luce, ma per migliorare anche la qualità video, che appunto so che un video bello con una qualità rende in un modo, con scarsa qualità rende in un altro modo. Quindi stiamo cercando anche qui di migliorare, e questo attrezzo qua, ragazzi, ci sta dando veramente una mano. Per non parlare che ci carichiamo il mondo, perché torce da testa, cellulari, gimbal, videocamera, drone, tutto, e guardate, praticamente una spanna e qualche dito ingombra. Sono veramente 3,5 kg irrisori, perché non li sentite. E basta, quindi non volevo rispondere, perché le domande le ho già risposte, hanno già avuto risposta sui social. Però vi ricordo che sotto nel video, nella descrizione, insomma, c'è il link dove potete trovare informazioni sul sito dove acquistare la roba, perché poi non è solo per quanto riguarda la pesca, ci hanno scritto anche persone che, oltre che a pescare, gli piace fare anche escursioni, o che magari vanno, appunto, che ne so io, cioè adesso non mi ricordo perché sono stati tanti i messaggi. E quindi è un attrezzo utile, perché è corrente, ragazzi, è corrente a tutti gli effetti, e a noi youtuber che serve ricaricare il più possibile cellulari, attrezzi, appunto, microfono che sto usando, ragazzi, prima erano scarichi, Christian si è dimenticato, li abbiamo caricati mentre stavamo calando le canne e tutto, quindi veramente un accessorio fondamentale. Adesso qua ci attacchiamo alla luce di cortesia, mi immagino già quest'estate, due ventilatorini che puntano, uno su di me e uno su Christian, e la zanzariera in mezzo. Quindi veramente un accessorio che abbiamo acquistato, ma questo si può definire uno dei top acquisti che abbiamo fatto. Basta, non vi rubo altro tempo, era solo per darvi un feedback, perché come sapete noi la roba la proviamo, ve la facciamo vedere, ma tempo al tempo vi diamo tutti i feedback. Se non fosse stato un feedback positivo ve l'avremmo detto, ma questo, ragazzi, credetemi, se devo comprare un power bank a una certa cifra, prendo una power station come questa, la stessa cifra, e ne vale la pena, anche perché abbiamo il 220. Quindi basta, ci vediamo dopo. E anche questa sera, ragazzi, vi diamo la buonanotte, sperando di essere disturbati da un branco di carpe. Fa un caldo bestia qui dentro. Ciao, stufetta! Ed è aperto, perché lì è aperto. Giubbotti là. Anzi, vi ricordiamo sempre di tenere aperto, che circoli bene l'aria. E come vedete, ragazzi, abbiamo le felpe e giusto un'altra puntina al momento. E questa fa veramente caldo, ma tanto caldo. Adesso, in un gazebo, non oso pensare, in una tenda, cioè, attacchi 2 minuti, poi sei sudato. Comunque, dai, ragazzi, buonanotte, speriamo di vederci tra poco, vedremo se nei prossimi secondi seguirà la partenza. notte. Oh, ragazzi, un attimo, perché Porca miseria, Max! Qualcosa c'è. Beh, fate una partenza a razzo, Adesso bisogna capire cosa può essere. Ma tira? Sì. Prendo il guadino. Bene. Sì. Fermi qui, ragazzi. In anticipo questa volta rispetto all'altra volta. Ci eravamo ancora addormentati. Ok. Andiamo vicino a Max. Vediamo un po' di cosa si tratta, perché sta dando delle testate che non mi piacciono, sono sincero. Vediamo. Però è anche vero che fa delle sfuriate toste, quindi
insomma, un pesce gatto così, però è grosso, eh. Mi stai accecando, non vedo niente. Cos'è? Una carpa? Sì, 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 sì. Eccola qua, ragazzi. Ce n'ha, ce n'ha. Che miseria. Ragazzi, Cristo, andando in acqua. Ma perché hai messo il piede lì? Sono incastrato. Guardino sto pesce qui. Aspetta, perché no, ce n'ha, ce n'ha, ce n'ha. Si è spostato tutto. Ragazzi, ho rischiato. Ho rischiato non poco. Allora, il pesce è qui. Ma è bello arzillo. Devo aspettare. Sì. Spinner rig non perdona, signori. Esatto. Per poco, ragazzi. Stavo andando in acqua qui. Sì, ma no, veramente. Ti dirò che... Oh. Ce n'ha, ce n'ha. Sono quelle che porta fortuna, Cri. Guarda, guarda che arriva, guarda che arriva. Io guarda posso che andare arriva. A pescare con uno così. Allora, ragazzi, che ormai... C'è. Eccola. È la Crocs che porta fortuna. Spicy Crab non perdona. Eccola là. Sì. Eccola lì la Spicy Crab. Non perdona, Chris, te l'ho detto. Bene. Allora, ragazzi, vedete? Questi sono i tronchi. Cri ha messo il piede lì perché c'era un po' di muschio, pensava reggesse. Invece era quasi pronto per andare dentro, ragazzi, in acqua. Guarda che bel pesce. Aspetta che non vengo dentro anch'io. Bellina. Sì. Sì, sì, sì. Bel pesce. Sì, sì. Bene. Sì. Ok, ragazzi, prima di guardare il pesce, andiamo un attimo a vedere con che rig l'ho presa, ma lo sapete già. Spinner rig. Spezzone di boom crimpato, un balance weight per controbilanciare e ovviamente un wide gape con un piccolo kickers e la mia amata Spicy Crab, anche questa volta del 18, pucciata dippata per mesi ormai nel Spicy Squid. Bene, andiamo a vedere il pesce? Bene, ragazzi, andiamo a vedere il pesce. Uff. Wow. Oppala. Allora, ragazzi, una bella reginona e devo dire che di notte la taglia aumenta sensibilmente, perché pesci così belli di giorno non l'abbiamo mai fatti su questi tratti di fiume, quindi sono veramente felice. Bene, ve la faccio vedere anche dall'altra parte. Eccola qua. Veramente un bel pesce, ragazzi, sono al settimo cielo e siamo ancora in inverno. Chissà cosa ci farà, cosa ci darà la primavera e l'estate. Adesso vado a medicarla un attimo perché ho visto che la puntura dell'amo mi ha fatto perdere un pochino di sangue, quindi andiamo a medicarla. Ok, ragazzi, procedo al rilascio, ma mi devo disincagliare da questi rami. E se ne va. Si può andare a dormire adesso, ragazzi. Sì. Allora, ragazzi, sto cambiando l'amo perché si è spuntato, quindi bisogna che lo cambio. Vi faccio vedere quanto sarà veloce l'operazione. Faccio salire il kickers, tiro via l'amo dalla spinner swivel,
prendo l'altro amo già pronto, questa volta prendo un curve shank, vado a reinserire lo spinner Weevil, tiro giù il kickers e pronti via, ho cambiato terminale. Eccolo qua, 2 secondi ragazzi, la comodità è di casa. Adesso questo amo lo metto un attimo qua, che poi andrò a recuperare i kickers e la spinner Weevil e vado a reinnescare per l'ennesima volta una 18 Spicy Crab sulla mia bait screw. Mamma, senti che profumo che viene su. Spicy Squid è una meraviglia. Eh sì, tanta roba ragazzi. Bene, e io posso andare a ricalare e ci do un'altra pasturatina. Allora ragazzi, sto andando a ricalare la canna e precisamente davanti al terzo albero, che era il mio punto di riferimento. Quindi adesso vado a ricalarla. Ok, prendo le misure con la torcia, eccola, perfetto. Allora, dietro non c'è niente, a posto. Là, perfetto, il centro fiume quasi verso la riva opposta. Ok, ho preso come punto di riferimento il terzo albero sia per calare sia per pasturare e devo dire che ci ho azzeccato. Andiamo a mettere il tendifilo. E pronti via. Ok, perfetto, appoggio la canna e poi vado a darci dentro con le boilers. Alla fine non ne sono servite tante, ma il pesce è arrivato lo stesso, ma l'avevo ben ben condita. Adesso vi faccio vedere. Ok, venite ragazzi. Allora, si vede, le facce vedere. Guarda, non c'è magia, ci sono delle boilers Spicy Crab del 20 e del 16, se non mi sbaglio. Ci ho messo dentro, allora vi dico una chicca, sono sincero, oltre che a mettere i go, sia Spicy Squid che White Squid, gli ho dato una rinfrescata proprio prima di tirarle. Ieri sera, quando ho preparato il secchio con le boilers, ci ho buttato dentro 2 prodottini di Mainline, sempre, che non è altro che un aroma per fare le boilers Indian Spice. Quindi attenzione, ci ho buttato un aroma per fare le boilers e un additivo, sempre, se non mi sbaglio, al salmone. Quindi hanno una bomba atomica addosso ste boilers, da far paura. Ha funzionato? Andava bene anche se buttavo palline da 1 euro al chilo? Non si sa ragazzi, però Spicy Crab ancora una volta mi danno una conferma. E diamo una bella rinfrescata perché devono durare tutta la notte. Ok, l'ultimo. Guardate, non sto tirando 1 chilo alla volta, ma saranno una decina, quindicina di palline, ma adesso non passurerò più fino a domani, quindi voglio che lo spot sia bello caldo, perché come è passata questa ragazzi, ne possono passare ancora. Bene, Cri, se sei d'accordo, andiamo a dormire. Andiamo a nana. Ci vediamo domani, o forse no, o forse più tardi, o forse, perché erano passati 10 minuti da quando abbiamo detto facciamo la clip della buonanotte e poi invece è partita. Andiamo a nana. Cri, la partenza a razzo mi è piaciuta. Com'è? Non so, ho visto un po'. La senti? C'è qualcosa attaccato, ma... Allora ragazzi, non riusciamo a prendere sonno perché è passata circa un'oretta, ma... Guarda. Chi è? Come tutte puntano. Un'altra regina, ma. Un'altra regina? E puntano tutte sotto qui, guarda. Perché si vede che. Oh, scusami. Si vede che c'è.
qualcosa qua sotto. Ok, vedo di non cadere io, quindi buttamela dentro te. Vabbè. Qui si crede, stanno facendo disastro. Questa è la canna che avevi preso prima te. No, è vero. È terzo albero, ragazzi. Terzo albero là in fondo. È ripartita, l'ho appena reinnescata perché sono passati 40 minuti. No. Sì, guarda. Eh sì, è lei. Non ci avevo neanche pensato. Mamma, Spicy Crab, ragazzi. Spicy Crab e cacao. Spinne righe, Spicy Crab, basta. Mamma, vecchio. Dai che ripasturiamo. Si prospetta una bella nottata, ragazzi. È partita la stessa canna di prima. Quindi vuol dire che stiamo facendo un bel lavoro, o perlomeno Max ha scelto le esche giuste per questa sessione. Allora, un'altra bella regina che ci è venuta a trovare questa notte. Sono tutte cicciottelle. Vediamo se riesco a farla vedere. L'acqua è veramente ghiacciata, ragazzi, è freddissima. Oh, un attimo. Ci sei? Eccola qua. È cicciottina che è questa. Come vi dicevo, ragazzi, in altri video il naviglio sa ancora regalare bei pesci. Ovvio, di notte. Stiamo scoprendo che di notte è un'altra cosa. Bene, adesso direi che andiamo a rilasciarla, andiamo a ripastorare nuovamente e speriamo che riparti un'altra carpa. Ragazzi, facciamo un esempio di ossigenare. Facciamo entrare un po' di d'acqua nella sacca. Poi, quando sono pronte, eccola. È stanca, poveretta. Sì. Accompagnala. Eccola, eccola. Eccola qui. Bisogna avere tempo. Basta aver pazienza, ragazzi. Sì, perché se la lasci subito finisce male. Sì. Mi raccomando, più siamo noi accorti a lasciarle in salute, in sicurezza, più avremo possibilità di ripescarle un domani. Quindi mi raccomando, non lo diciamo perché vogliamo fare i fenomeni, ma perché come voi, come tantissima altra gente, abbiamo passione per questa pesca e ovviamente ci teniamo che il pesce venga rispettato. Nel frattempo sta passando il Titanic qui, è una bella pantegana lì, ma che roba! Aspetta che ora che mi giro. Ah, la pantegana è lì. Vediamo se la prendo. Ecco. Lì è un bel ramo e là c'è la pantegana in alto. Sì. È vero? Molto. Eccola, bene. Là. Va bene. Andiamo a ricalare e a pasturare. Buongiorno! Sei vivo? Nottata movimentata, vecchio. Cioè,
Ma le 2:30 così, 3, sì. Sì, sì, sì. Poi abbiamo dormito. Sì, sì. Christian anche trovato la posizione giusta, non ha russato più di tanto, quindi sono riuscito a dormire anch'io. Bisogna approfondire sta posizione. Oddio, adesso andiamo a vedere un po' fuori com'è. Anzi, vediamo. Vediamo se non. Se non mi ribalto, ragazzi. Stufetta, ragazzi. Mamma mia! Io sono senza la salopette che di solito usavo. Ho solamente la maglia termica e neanche il pile. Oh, che bello alzarsi così, ragazzi. Che bello alzarsi così. Buongiorno ragazzi, prepariamo un buon caffettino perché la serata è stata, la nottata è stata movimentata, quindi non abbiamo dormito tanto, ci vuole un buon caffettino che ci risvegli. Allora, che dire, due riflessioni così a freddo, perché a caldo non fa, due riflessioni subito di prima mattina. Le spicy crab si stanno rivelando l'esca di questo inverno. Spicy crab ovviamente dippate, dopo se riesco vi faccio vedere sia il barattolino bene e i goo che ho usato per dipparle, perché tanto so che poi ci chiedete e quindi ve li faccio rivedere per un'altra volta. Che dire, contenti, stessa canna è partita due volte nel giro di mezz'ora, quindi mi sembra anche molto strana una cosa di questo tipo, perché la stessa canna, preso, rilanciato, cambiato esca, avete visto che ho cambiato anche l'amo, tutto, dopo mezz'ora neanche, forse, è ripartita la stessa canna. Quindi, cosa vuol dire? A, ho trovato la famosa buca, B, l'ho ritirata sempre nello stesso spot, ma appunto quello è proprio lo spot di alimentazione delle carpe e quindi vanno solo là e sulle altre 15-20 metri dove c'erano le altre canne non vanno? C, solito, la botta di fortuna, fatalità, due carpe passavano lì e hanno mangiato quella bella pallina succosa che stava dando il massimo, perché l'avevo appena cambiata, quindi la seconda l'ha vista e ha detto quindi non lo so, sono cose che forse non riusciremo mai a sapere, però sia io che Chris siamo veramente felici, perché la taglia si è alzata notevolmente rispetto alle carpette che facevamo tempo fa, quindi probabilmente la notte porta veramente un altro tipo di pesce. Basta, adesso prepariamo il caffettino e dopo inizieremo a porca miseria questo coso qua. E dopo inizieremo a smontare, perché la nostra sessione è finita, ma andiamo via con il sorriso, ragazzi. Andiamo via con il sorriso. Contento della Power Station, perché veramente tutta la notte, ragazzi, tutta la notte è stata con noi accesa, perché Cree ha ricaricato il telefono, c'era la luce di cortesia che non so più dov'è, quella della Ridge Mountain, insomma. Ottimo, ragazzi. Quando si hanno le cose giuste, la sessione diventa un'altra tipologia di sessione. Cree è fuori col drone, sta facendo due ripresine. Adesso quando è pronto il caffè lo chiamo e basta. Vi faccio vedere più tardi, appunto, prima di andare via, le esche, i go e il rig, perché anche qua sullo spinner rig potremmo aprire un capitolo, ragazzi. Ma un dibattito vero e proprio sullo spinner rig. Comunque dopo vi faccio rivedere tutto. Ci beviamo il caffè e magari parto un altro pesce.
Ok ragazzi, allora prima di andar via, come promesso, vi faccio vedere con cosa abbiamo preso stasera. Allora partiamo dalle mie uniche i miei unici due barattoli che porto con me in sessione in quest'ultimo periodo: le bilanciate Spicy Crab da 15 e da 18. Dopodiché ragazzi, come vi avevo detto, le ho dippate da mesi con il White Squid, quelle da 15, e lo Spicy Squid, quelle da 18. Semplice. Andiamo un attimo nella mia cassettina e qua ho degli spinner rig pronti. Veloce. Spinner rig come lo creo? Spezzone di boom rigido, ok, stirato col vapore, crimpato da una parte e dall'altra, balance weight in modo da controbilanciare, che anche se non è pop up, comunque il piombino, la passa in tungsteno, dà comunque l'effetto che quando il pesce sputa fuori di nuovo la pallina c'è un peso e quindi si va dalla mare. Su alcuni c'ho il wide gape, su altri c'ho il curve shank. Basta, non vi rompo più ragazzi, però siccome poi mi chiedete sempre mandami una foto delle esche, mandami una foto dei go che hai usato, ragazzi, mainline Spicy Crab, punto. Bene, adesso è giunta l'ora. Aia. Sì. È giunta l'ora che devo tagliare le pellicole, perché l'altra volta ci eravamo dimenticati. Sì, finalmente ragazzi. Sto male. Ciao. Max. Max. Sei nascosto, sei nascosto. Sei nascosto. Sei Ila. Ehi. Hai visto? Ragazzi, pensavo di essermi mimetizzato bene. Qualcuno, ricordo che nella sessione precedente ha detto le testuali parole. Comunque ragazzi, da far notare che Max deve ancora togliere. Allora, se stasera parte un pesce su queste canne, tolgo le pellicole. Se parte un bel pesce, non una carpa da 1,5 kg, ve lo dico, se parte un bel pesce dai 6 kg in su in diretta, tolgo le pellicole. Bene, l'ha detto, eh? L'ho detto. L'ha Va detto. Bene, ok. Quindi adesso sempre quel qualcuno, finalmente ragazzi, dopo quasi 2 anni riesco a fargli togliere ste pellicole. Oh, guarda che bello adesso il sughero di due colori, hai visto? Vabbè, ma perché adesso è bagnato dall'umidità. Sì, sì. Signor, ma guarda te cosa mi devi fare. Guarda come vengono via ragazzi, dopo 2 anni ci sono riuscito finalmente. È stata dura, ma ci sono riuscito. Mamma mia. No, ma senti che ruvido. No, non ci credo che l'ho fatto. Dai l'altra. No. Non ci credo. E siamo calmi. Non ci credo che l'ho fatto. Ragazzi, finalmente il sughero. Tacci che una mi è rimasta con... Una è ancora con la pellicola, perché adesso non mi metto ad aprirla, ma... Bene. No. Senti che ruvido. Distrutto un uomo, ragazzi. No. Basta, le vendo e ne compro altre. Bene ragazzi, adesso vado a recuperare il mio socio che è tutto triste, tutto desolato. Non le butto via queste plastiche, se non ricordo. Mettile nel comodino a casa che magari... Sì, sì, adesso provo a rimontarle. Spostiamo un attimo qui perché c'è un po' di sole. Ragazzi, sì! Questo video si conclude. Come vedete siamo molto contenti perché... Queste sono le sessioni che abbiamo sempre sognato di fare, che purtroppo per mille ragioni non abbiamo mai potuto fare. Ora riusciamo, per quel che riusciamo, riusciamo. Quindi, avete visto la nostra nottata, due belle carpe del nostro amatissimo Naviglio. E speriamo che nel video sia stato esaustivo, che abbiamo come al solito cercato di spiegare tutto quello che possiamo, perché poi ragazzi... Purtroppo le cose sono tante, i messaggi che ci mandate sono sempre tanti, è sempre difficile ricordarsi tutto, quindi... Ma voi continuate, solito, continuate, nei continuate commenti, iscrivete nei nostri social, quindi questo. Bene, che dire,
la nostra, l'altra nostra notte terza, secca, terza finisce, che non mi ricordavo il numero, stavo cercando sì, di... sì adesso per un mese però sosta di notte secche, perché purtroppo ci sono gli imprevisti, ovviamente. Faremo per altro. Un mese, vabbè, faremo altro. Amen. Ah no, forse 3 settimane, perché l'ultima mi ha detto che si può fare. Ok, bene, ma abbiamo già in mente qualcos'altro per voi, ragazzi. Quindi ragazzi, ci veniamo a trovare uno per uno a casa. Ci vediamo al prossimo video o alla prossima notte secca, non lo sappiamo, vedremo. Dal Naviglio è tutto. Ci vediamo al prossimo video. Ciao!